Terra Ribelle è una storia ambientata a fine 800 in Maremma, in un territorio a quei tempi molto aspro, ostile, ma molto affascinante. Una storia epica che prende spunto dalla realtà, ma anche dalle leggende. C'è azione, intrighi, amore, cavalieri solitari, tradimenti, vendette, amori impossibili. E se scegliessi te? È impossibile. Perché? Perché è mia sorella che devi sposare. Intanto è tuo padre che decide. Per me questa serie. A mio avviso questa serie è un racconto classico con alcuni elementi shakespeariani. È un racconto di grandi sentimenti, come la rivincita, la vendetta, l'amore e la passione. Tutte le emozioni vengono vissute in maniera completa, quasi estrema. È una storia dove l'amore può veramente trasformarsi in odio. La particolarità di questa fiction è la sua atemporalità e la sua contemporaneità allo stesso tempo. Così arrabbiata siete ancora più bella. Allora dovreste vedermi quando seziono dei cadaveri. Sono ancora più affascinante. Elena sicuramente è una ragazza che si può incontrare oggi, che tutti vorremmo conoscere perché è sempre pronta ad andare ovunque a indagare, investigare, sempre allerta. Una sorta di felino, diciamo. Ma come si fa a sposare uno sconosciuto? Così? Senza amarlo. Guarda che tanto tocca a me. Il personaggio che interpreto si chiama Luisa ed è la sorella maggiore di Elena. Questo personaggio ha perso la madre da bambina ed ha sempre sentito il peso di non essere la prediletta né di sua madre né di suo padre. Questa condizione di sentirsi sempre la seconda in tutto la conduce alla follia. Luisa è invidiosa e gelosa di sua sorella, perché sente di non poter avere anche lei quello che la sorella invece ha. E quando si ritrova ad avere l'opportunità di decidere il destino degli altri e di se stessa, finisce per agire in modo sbagliato. Ti ho fatto un regalo. Mi garba. Mi garba, papà. Mi garba. Jacopo per me è un Edipo moderno, nel senso che non ha scelta, non ha possibilità di scelta. A un certo punto si trova condannato dal suo destino, parricida come Edipo e per aver ucciso il padre sconta tutta una serie di pene per le quali fondamentalmente non ha nessuna colpa. Il dramma di Jacopo è non avere un carattere così forte da permettergli di imporsi sulle persone, ma di essere sempre succube fino al momento in cui, venendo a contatto col potere, con il possesso, sviluppa un odio e una crudeltà che non gli appartengono ma che gli permettono di sopravvivere. Noi se ti vediamo per dire ma cacchio, ma quando si ribella questo? Quando ma se ti ribelli ogni momento, beh, certo. Non c'è una sorpresa. Certo. Per quello che mi riguarda io faccio un personaggio per la prima volta dopo tanti anni di lavoro, molto difficile da fare, molto complesso. Io sono un attore prevalentemente di commedia e allora fare questo padre cattivo, infame, un mascalzone, devo dire è stato un pochino più faticoso ma straordinariamente gratificante. Azione! E nel nome del Padre! Dell'Ico, dello Spirito Santo. Amen. Amen tutto il mondo. Amen. Terra Ribelle è un progetto molto ambizioso a livello produttivo perché è molto ricca. Ogni scena è veramente un piacere per gli occhi, proprio visivamente è fortissimo.